La casetta di cioccolata. Un boscaiolo aveva due figli di nome Hansel e Gretel. I due fanciulli andavano spesso nel bosco per aiutare il loro papà a raccogliere la legna. Un giorno i due fratellini, giocando, si inoltrarono troppo nel bosco e quando sopraggiunse la notte non riuscirono a trovare la strada del ritorno. Spaventati e infreddoliti, Hansel e Gretel trascorsero la notte nella foresta. Ma all'alba, passata la paura, si misero nuovamente in cammino e in una radura scorsero una strana casetta con il tetto di cioccolata e le pareti di torrone. I due bambini si diressero incuriositi ed affamati verso la casetta e man mano che si avvicinavano notavano che tutto lì intorno era fatto con dolciumi e leccornie, fiori e funghi di marzapane. Selciato di confetti, porte di zucchero con maniglie di caramella e poiché avevano una gran fame, presero a piluccare qua e là. Ma in quel mentre si affacciò sull'uscio una vecchietta che li invitò affabilmente ad entrare. Hansel e Gretel non si fecero ripetere l'invito, ma una volta entrati, la vecchia, che era in realtà una strega, prese il suo aspetto abituale, afferrò Hansel e lo chiuse a chiave nella legnaia, annunciando che lo avrebbe fatto ingrassare per mangiarselo arrosto. Il tempo passava. E mentre Hansel giaceva nella sua cella, Gretel, che era costretta dalla strega a sbrigare tutte le faccende domestiche, si arrovellava per trovare il modo di impadronirsi della chiave della legnaia che la vecchia portava legata alla cintura. La strega, che era molto vecchia e aveva la vista debolissima, controllava ogni giorno il dito di Hansel per rendersi conto se era ingrassata al punto giusto. Ma l'astuto bambino le faceva tastare un ossicino di pollo, in modo che, credendolo ancora troppo magro, la perfida vecchia rimandava il suo ghiotto pranzetto. Un giorno Gretel fece bere tanto vino alla strega e questa si ubriacò e si addormentò davanti al fuoco. Gretel le sfilò la chiave dalla cintura, liberò il fratellino e mentre la vecchia russava, i due bambini la spinsero con forza dentro il camino e fuggirono via.
Un cigno bianco li portò in volo alla loro casetta, con grande gioia dei loro genitori, che non speravano più di rivederli, portando tutti i tesori trovati nella casetta di cioccolato.